Ed ecco per gli amici di Anvi, è arrivato il giochino a base nuova Whirlpool, nuova, la prima base Whirlpool che ho. Quindi questa, siccome non è ancora stata aperta, vediamo subito. Sto registrando? Sì. Comprato, è arrivato in 4 giorni, mi sembra, sì. Quindi sono stati veloci anche alle risposte alle email che gli ho chiesto, alcune informazioni, molto rapidi. Attenzione, scopriamo insieme se c'è il mattone. Allora, non so se si vede, penso di sì. In russo e in inglese. Attention, check the package. Quindi c'è la base, il suo cavo, due molle. Cioè, nel pacchetto forse c'è anche un cacciavite, base in metallo. Le cam, chiave brugola, chiave inglese C. Preview. Qui sarà. Quindi, questo è un pezzo pesante. Vediamo subito, credo che siano le cam e le molle. Quindi abbiamo le 4 cam, 2 molle, 4 viti. Quindi 4 viti, 4 cam, 2 molle e ci siamo. Il pezzo forte, e qui dentro abbiamo l'oggetto. C'era anche dentro una bustina di sale di silicio per l'umidità base. Rigida ovviamente con questa leva, non so se si vede la fattura, ma sti cazzi, bellissima, non puzza neanche di russo. Quindi la base la appoggiamo qua. Quindi il suo cavo, pensavo fosse un cavo staccabile, invece è un cavo che esce fuori direttamente dalla base. Scatola laterale. E qui ci sono due chiavi 10-8, sono la replica di due chiavi identiche, non so, forse perché ne servono due per tenere dado e contro dado, e la brugola. E credo che la scatola sia finita, contenuto a posto, questo è sigillato, sarà un cacciavite da 50 centesimi al brico, ma neanche da Stanley cinesata, no, averne. Quindi adesso in teoria si mette via questo. Si tira fuori questo. Questo che è stato danneggiato la base. Trasmaster. Non so come. Ok. Manetta, base, pesa un fottio, appoggiamo un attimo da parte, e quindi vediamo un attimo
Ed effettivamente funziona. Flash del Cougar, solo un attimino sporca, ma è come se fosse nuova ancora, proprio perfetta. Questa è danneggiata. Ma questa no. Ah, ecco cosa non ho visto ancora. Nella scatola ci dovrebbe essere la base piatta. Adesso guardiamo insieme. Bene, molto molto bene. Sento uno strano rumore. Sì, devo capire da cosa dipende. Poi guarderemo, cerchiamo la base, che sarà sul fondo, mi auguro, sì. Attaccata con le fascette a dei gommini, anche per non andare direttamente su. Non sembra neanche metallo, però è metallo. A questo punto per le fascette useremo ovviamente le quattro viti, servono per fissare la basetta. Devo capire adesso se le molle che sono incluse sono più morbide o più dure. Adesso lo scopriremo.